Buongiorno, ringrazio la Fiedezza Martellato per avermi invitato a questo appuntamento che, insomma, dove mi fa veramente molto piacere essere presente. Io mi occupo di qualità dell'ambiente urbano da diversi anni, realizziamo con l'intero sistema nazionale per la protezione dell'ambiente il rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano per le principali città italiane e ogni anno approfondiamo un aspetto che si ritiene di particolare rilevanza. Nella presentazione dell'ultimo rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, che ha avuto luogo mi pare il 14 dicembre del 2017, abbiamo presentato un focus, un volume, con una serie di contributi di esperti sul tema la mobilità pedonale in città. Perché abbiamo scelto questo argomento? Perché in effetti, e lo testimonia anche la giornata di oggi, l'impegno di Giovanna su questo argomento, l'impegno di Mi illumino di meno, perché effettivamente diciamo, sta cambiando qualche cosa nella mentalità delle persone, ma anche nei cittadini. Scusate, ma anche negli amministratori e nei politici. E il 2017 è stato l'anno in cui, per esempio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata realizzata la cosiddetta roadmap della mobilità sostenibile. È stato anche appunto l'anno in cui, non mi ricordo più, per la decima volta si è diciamo così celebrata la giornata del camminare che ha ideato Federtrek e che poi ogni anno viene seguita da tante città con iniziative di vario genere. È stato l'anno in cui si è costituita anche la rete Mobilità Nuova, quindi tutta una serie di stakeholders istituzionali o della società civile si stanno impegnando proprio per trovare delle soluzioni nuove di mobilità, perché le esternalità negative della mobilità nelle nostre città le conosciamo tutte, Giovanna le ha elencate, vanno dalle più gravi che sono l'elevatissimo numero di incidenti stradali, dove in particolare mi riferisco ai casi in cui il pedone muore o rimane ferito o l'utente, diciamo così, vulnerabile della strada, che può essere il ciclista piuttosto che il motociclista. Quindi quando parliamo di incidentalità non parliamo semplicemente dell'accidente fra due automobili, si rompe lo specchietto eccetera, no, io mi riferisco alla perdita di vita umana e alla perdita di salute con dei costi diciamo non quantificabili dal punto di vista, no, delle relazioni umane, dell'affettività, della sensibilità eccetera, ma anche di costi sanitari non indifferenti. Parliamo dei danni alla salute provocati da quelle che sono le emissioni dei veicoli a combustione interna. Qui tutte le volte diciamo ritorniamo sugli stessi argomenti, no? E alla fine quasi quasi ci facciamo l'abitudine a certe notizie. Io voglio sempre ricordare che nel 2013, nell'ottobre 2013, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che è un pezzo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha inserito l'inquinamento atmosferico nel suo complesso, diciamo nell'insieme delle sostanze di cui è costituito, nel gruppo di sostanze chiamato gruppo 1, quelle sicuramente cancerogene per l'uomo, scusate se sono enfatica, però mi sembra assurdo che questo concetto non venga recepito, cioè non venga associato a questo concetto il rischio reale che corriamo nel respirare un'aria inquinata. E siccome nelle città una delle principali sorgenti di inquinamento è proprio il trasporto, va da sé che parlare di mobilità sostenibile diventa imprescindibile, quindi non solo perché noi dobbiamo avere la garanzia del tempo che impieghiamo per andare a scuola o al lavoro, ma qui si tratta proprio di salute. Se a questo aggiungiamo tutto il tema di cui ci parlerà magari meglio Elisabetta e che sta tanto a cuore all'Organizzazione Mondiale della Sanità, del muoversi
cioè noi siamo stati, diciamo, siamo nati come struttura fisica, come organismo vivente, siamo nati per muoverci. E il movimento non è solo che ci fa stare bene perché ci sentiamo meglio, perché abbiamo il fisico magari più gradevole, proprio perché si attiva il metabolismo basale, certe funzioni proprio di base si attivano e se non ti muovi non si attivano, perché c'è il problema della vitamina D, che se non ti muovi, se non sei all'aperto, se non prendi la luce, la vitamina D non si sintetizza e quindi poi dobbiamo prendere gli integratori alimentari. Insomma, c'è tutto un insieme di esternalità negative, non voglio essere drammatica, voglio solo sottolineare come è importante prendere delle iniziative, innanzitutto prendere consapevolezza di quello che comporta lo spostarci in una certa maniera. Questo naturalmente non vuol dire che obbligatoriamente tutti devono andare a piedi o devono obbligatoriamente tutti prendere il mezzo pubblico. No, se serve si prende anche l'auto privata, per carità. Però è importante cominciare, diciamo, a diventare noi consapevoli, a promuovere questa consapevolezza, anche con valutazioni di tipo tecnico-scientifico nei confronti degli amministratori e dei politici per far comprendere com'è importante supportare la mobilità pedonale nelle nostre città. Fatto questo, diciamo, piccola introduzione, guarda Giovanna, vengo io, non è Grazie. che sì, grazie, ma proprio due dati perché non c'è molto da dire di più di quello che già è stato detto molto bene da Giovanna. Noi siamo andati a cercare un po' di informazioni sugli spostamenti a piedi nelle città, nelle nostre città, delle informazioni di tipo sistematico, confrontabile, no? Che vale per tutto il paese, perché poi diciamo di dati puntuali ce ne sono tantissimi, però magari non sono confrontabili gli uni con gli altri. Questi sono dei dati Istat presi dal censimento della popolazione, sono dati vecchi perché arrivano al 2011. Ebbene, io quello che vi voglio far notare è come dal 1971 al 2011 questo è l'andamento dell'utilizzo dell'auto privata, mentre invece gli spostamenti pedonali sono questi verdi. Ora questo ci dà, diciamo, una misura proprio del cambiamento culturale, no? Mentre negli anni 70 ancora tanta gente si spostava a piedi per motivi di lavoro o per studio. Andando avanti con gli anni è subentrata proprio in maniera prepotente invece questa modalità di utilizzo dell'auto privata oppure diciamo l'utilizzo del mezzo pubblico, però lo vediamo meglio. Se vogliamo per esempio fare il caso, no, di che cosa succede a livello locale, il dato di prima era un dato riferito a livello locale la situazione è un pochino diversa. Perché? Perché la grande città ovviamente offre molto dal punto di vista del trasporto pubblico, no? Del servizio di trasporto pubblico. E quindi vediamo come a Milano dal 2001 al 2011 in effetti c'è stato un aumento dell'utilizzo del mezzo pubblico, una invece diminuzione dell'utilizzo del mezzo privato, ma ahinoi anche una contrazione, anche se piccola, degli spostamenti pedonali. Quindi, le grandi città, a causa di problemi di congestione, della tariffazione, della sosta e quant'altro, si sono effettivamente hanno iniziato a organizzarsi per potenziare gli spostamenti sul mezzo privato a svantaggio dell'automobile, ma non è sufficiente. Ora, se noi vogliamo andare a vedere, ecco, in questo caso per esempio la popolazione, questo è il totale nazionale che si reca al luogo abituale di studio con la ripartizione per mezzo di trasporto utilizzato, vedete il crollo degli spostamenti pedonali, cioè i nostri ragazzi, gli studenti negli anni 70 andavano a piedi. Vuoi per motivi di prossimità, vuoi perché era un'abitudine, cioè era normale, io me lo ricordo perché ormai diciamo sono nella fascia alta, come età anagrafica, e io me lo ricordo, noi andavamo a piedi, sì, l'autobus, però l'autobus era pieno, tanto andavamo a piedi, invece c'è stato proprio un crollo a vantaggio dell'utilizzo dell'auto privata e anche, diciamo, il mezzo pubblico in questo caso è aumentato.
Ora, l'altro elemento che volevo dare, questi sono sempre numeri un po' datati, che però mi piace rappresentare perché sono i dati quelli ufficiali, quelli dell'Istat. La domanda di trasporto pubblico locale dal 2011 al 2015 è diminuita, in particolare c'è stato un grosso crollo dal 2011 al 2013. La domanda, cioè la richiesta da parte degli utenti, perché evidentemente si muovono in un altro modo che non è il pedonale, l'abbiamo già visto. Mentre invece sul discorso dei posti chilometro, che c'è stata una corrispondente diminuzione, sembrerebbe che negli ultimi anni, insomma, c'è stata un po' una ripresa grazie soprattutto alle grandi città, alle aree metropolitane che stanno potenziando il servizio del trasporto pubblico. Questi sono, diciamo, dei dati dell'ISFORT più recenti che abbiamo trovato, dove fanno vedere come gli spostamenti a piedi sulle città campione sono veramente pochi rispetto invece a quanto viene utilizzata l'automobile. Se poi vogliamo fare un confronto internazionale, questo, diciamo, è un confronto che è stato fatto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, perché il 2017 è stato l'anno anche di connettere l'Italia, della politica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla mobilità sostenibile, dove sono state presentate tutta una serie di azioni e misure su tutte le modalità di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale, e dove questa politica prevede dei finanziamenti, dei grossi finanziamenti, sia per le regioni ma anche per le città più grandi, in particolare per le città metropolitane, per le città che hanno problemi di inquinamento atmosferico, per rinnovare il parco del trasporto pubblico locale su gomma. Quindi stiamo parlando di iniziative che, diciamo, è la prima volta che io ne sento parlare, insomma, da quando mi occupo di queste materie. Quindi sono iniziative importanti, vediamo, diciamo, se avranno poi un'operatività. Allora, in questo caso vedete come ci sono delle città dove il mezzo privato effettivamente viene utilizzato in una percentuale minima, come è il caso di Parigi, mentre nelle nostre città i dati sono alti, 57% a Roma, 47% a Milano, 51% a Napoli. A Berlino abbiamo addirittura il 13% di bicicletta. E Parigi abbiamo il 47% di spostamenti pedonali. Ora, non mi chiedete da dove vengono queste informazioni perché non ve lo so dire. Questa è proprio la slide che hanno presentato quando hanno proposto al pubblico appunto la politica sulla mobilità sostenibile. Però, insomma, ritengo che siano cose giuste, vengono dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Quindi effettivamente, insomma, l'Italia si deve un po'. Deve prendere consapevolezza e deve prendere delle iniziative. Esistono diversi strumenti per capire quanto è camminabile una città. Perché ve lo racconto? Perché poi l'obiezione che viene sempre fatta è: sì, va bene, tu dici andate a piedi, ma come si fa ad andare a piedi? Ma hai visto che strade ci sono? Hai visto quanto sono pericolosi gli attraversamenti pedonali? Hai visto quanto è rischioso andare a piedi perché magari cammini in un posto dove non c'è nessuno e ti aggrediscono, oppure fai il vialetto dentro al parco e ti possono rapinare, oppure sporco per terra perché ci portano i cani, eccetera, eccetera, eccetera. Allora esistono degli strumenti di tipo tecnico-scientifico che valutano in maniera anche quantitativa quanto certi percorsi sono camminabili, tenendo conto anche di tutti questi aspetti di sicurezza, di gradevolezza, di piacevolezza. Non ve lo voglio raccontare nel dettaglio perché chiaramente richiede tutta una serie di informazioni, ecco, tutti gli indicatori che servono, ci sono degli algoritmi anche abbastanza, diciamo, articolati. Però è un indicatore che è stato applicato e che ha anche dimostrato come laddove diciamo, il percorso pedonale è un percorso che si affianca a un'infrastruttura verde o a un'infrastruttura blu, cioè a un corso d'acqua, è molto più diciamo, seguito, è molto più percorso perché diventa più piacevole.
Ora, questo concetto della piacevolezza non è, oddio, ho finito il mio tempo, vado velocissima. Questo concetto della piacevolezza non è trascurabile. Tenete conto che la nuova metropolitana di Napoli, che viene celebrata come un esempio in tutto il mondo perché le stazioni sono bellissime, eccetera, eccetera. Bene, è stato fatto uno studio che le persone sono disposte anche a camminare per più di 800 metri per raggiungere la stazione di quella metropolitana, perché è talmente gradevole prenderla che la gente è disposta a camminare per un tratto di strada più lungo. E questo ha comportato una riqualificazione di quelle zone della città. Quindi è tutto, diciamo, collegato, c'è cioè un elemento attrattore. E di conseguenza si porta dietro anche la riqualificazione della città. L'ultima cosa che vi voglio dire è che Vienna, per quello che ne so io, fra le città europee, è l'unica che ha fatto una strategia per gli spostamenti pedonali della città. Non ve la dico perché sennò ci vuole troppo tempo, però si può fare. E se si può fare a Vienna, forse si può cominciare a fare, a pensare anche in Italia. Con questo mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.